ospite della puntata di oggi, una scrittrice che potremmo definire di frontiera, se vogliamo, originaria di Trieste, vive e lavora tra Trieste e Gorizia, di origine anche istriana, e lo sappiamo bene come le terre di queste parti hanno molto da raccontare in questo senso. Do il benvenuta a Federica Marzi. Buongiorno, buongiorno, grazie. Grazie dell'invito. Federica Marzi, lei è autrice il suo primo romanzo, se non sbaglio, La mia casa altrove, Bottega Errante Edizioni, un libro che già ha avuto molto consenso favorevole. Di che cosa si tratta? Sì, allora è una storia di migrazioni che incrocia delle migrazioni del passato a delle migrazioni un pochino più recenti, anche se non tantissimo più, ed è ambientato a Trieste. È una storia anche di traduzione identitaria, poiché i due personaggi, le due protagoniste femminili del romanzo, un esule istriana e una giovane emigrata bosniaca, e si incontrano durante un'estate nella città di Trieste e da qui poi avranno modo di rileggere il loro passato, per entrambe un passato difficile. E avranno modo di rileggere la storia del paese che entrambe hanno lasciato, e allo stesso tempo avranno modo di tradursi nella nuova città e tradurre in qualche modo una nuova identità che possa andar bene e possa in qualche modo anche riconciliarle per quanto possibile con il paese, con i loro due paesi rimasti indietro, l'Istria e la Bosnia. Il loro passato, la loro casa altrove e quel che in fondo di te hanno lasciato. Ecco, la mia casa altrove, un aspetto interessante perché lei gioca su due eventi storici molto importanti, ovvero quello dell'esodo del mondo istriano e le vicende recenti accadute in Bosnia. Quindi lei mette in evidenza poi come il punto centrale d'incontro sia Trieste, insomma, come a dire, il lato orientale del Mar Adriatico. Ha molto da raccontare in termini di una storia di sofferenza. Sì, ma anche di riscatto, indubbiamente comunque una storia di sofferenza, una storia di violenze e una storia di abbandono e di radicamenti soprattutto, e storie di profuganza, Trieste come città d'arrivo, ma non dimentichiamoci anche come città di partenza, perché proprio la sorella della protagonista e abbandona il campo profughi di Padriciano, nel quale inizialmente avevano trovato riparo, rifugio, e parte per l'Australia. Quindi, accanto a questi due grandi background storici, questi due capitoli, c'è anche questo sottocapitolo, se così vogliamo dire, non lo è, ma insomma, dell'emigrazione giuliana nel mondo e qui nella fattispecie in Australia. Però è anche una città, sì, sicuramente Trieste, lei diceva, è una città come di sofferenza, arrivano delle storie, è una città che accoglie sicuramente dei percorsi molto duri, molto difficili e molto accidentati, ma per come anche viene declinata nel romanzo, io direi per tanti versi anche una città felice. Trieste, in particolare per Amila, ma non solo, è una città dove è possibile un nuovo accasamento, è la città del mare che è l'elemento che attrae questa nuova italiana di origini bosniache, è una città dove si può ricostruire un'altra vita e questo sarà anche per Norina. Per esempio, Norina a Trieste ritrova una continuità del paesaggio istriano. Per Norina, così il suo essere esule
E forse più difficile che per la giovane protagonista, anche per questioni anagrafiche, ma non solo. Noi ritroviamo Norina, quindi l'esule istriana che nel 54 se n'è andata da Buie, la ritroviamo esattamente 50 anni dopo e la ritroviamo ancora profuga. Quindi è sicuramente il personaggio più tragico, più drammatico del romanzo. Però anche per lei, come dire, Trieste offrirà una sponda in cui poter rilanciare le cose della sua vita. Il suo primo romanzo e la scelta di andare a guardare a queste vicende legate alle conseguenze di fatto delle guerre, la conseguenza della Seconda Guerra Mondiale, la conseguenza di quanto accaduto in Jugoslavia, dipende forse un po' anche dalla sua origine istriana? Sì, certamente, questa è una domanda che mi viene fatta in modo ricorrente. Sì, dipende indubbiamente anche dalle mie origini istriane. Io sono in particolare figlia di una donna che ha fatto parte, insomma, di quest'ultimo dell'ultimo esodo dalla zona B. E se n'è andata quando era bambina ancora, perciò, se così vogliamo, faccio parte di una seconda generazione. Dopodiché, io credo che sì, questo romanzo sia stato scritto anche in un modo un po' inconsapevole, ecco. È chiaro che, come dire, ci sono state molte riflessioni a monte, però non è stato scritto con una volontà, con l'intenzione di affermare in modo forte un'appartenenza, semmai in modo debole. Però devo dire che è stato un po' come voler capire qualcosa che forse sfuggiva anche a me. In modo consapevole, ripeto, in modo conscio. Quindi, forse solo a partire anche dalla presentazione del romanzo e da quando ho iniziato a parlarne appunto in termini di riflessioni proprio a posteriori, ho capito di aver voluto sicuramente indagare un pochino anche in una storia familiare. E soprattutto in tante emozioni familiari, in tanti ricordi, e credo di aver capito molto, ecco, proprio attraverso lo specchio di personaggi fittizi, di personaggi di finzione, penso di aver capito molte sfaccettature e molti elementi e molte emozioni che sono proprio dei miei familiari, ecco, quindi dei miei nonni, di mia mamma, di questo ramo della famiglia che ha fatto appunto l'esodo, che ha preso parte all'esodo nel 54 anche loro. La mia casa altrove, quindi il suo primo romanzo, ispirato, se vogliamo, guardando anche alle proprie vicende, familiari, guardando a quanto accade nelle vicende storiche, anche contemporanee. Quanto si rimane, diciamo, attaccati alla propria terra d'origine con il passare delle generazioni? Sì, è una domanda alla quale tutto il romanzo cerca di rispondere, anche se non ci sono delle risposte univoche, perché così è nei percorsi di migrazione, così è anche in percorsi identitari travagliati o complessi, quando parliamo di identità di frontiera, quando parliamo di soggettività che si muovono fra mondi culturali diversi e anche fra lingue diverse. Quindi è una risposta che può essere sicuramente personale, riguarda anche dei percorsi, insomma, se così vogliamo dire, personali. Le due protagoniste del romanzo rappresentano infatti due diversi modi di essere attaccate o non attaccate alla propria terra d'origine.
Norina, l'esule istriana, rappresenta in modo molto forte la nostalgia alla propria terra, rimasta indietro, e una sua incapacità in qualche modo di scendere a patti con questa sua realtà, con questa realtà della sua vita. Amila invece rappresenta la spinta opposta, cioè la spinta a integrarsi, la spinta a far parte, entrare a far parte, ad appartenere alla nuova città, alla nuova comunità, alla nuova lingua, e anche se pure per lei la terra d'origine rimarrà come una sorta di assillo, qualcosa da risolvere, qualcosa da risolvere con poi un esito a sorpresa, un finale a sorpresa, diciamo così, anche per lei. Poi mi chiedeva quanto i personaggi, quanto si rimane attaccati alla terra d'origine anche con il passare delle generazioni. C'è un altro personaggio nel romanzo che è Simon, che è il nipote australiano di Norina, quindi lui rappresenta una terza generazione. Allora, idealmente Norina rappresenta una tipica prima generazione di immigrazione e quindi rappresenta anche tipicamente un'attenzione a non dimenticare e a rimanere attaccati, insomma, al mondo rimasto indietro. Amila potrebbe già essere una seconda generazione perché arriva in Italia molto, arriva in Italia da piccola, perciò lei frequenta l'elementare in Italia e, ed è mossa proprio da questa spinta, di vivere, come un'italiana. Molto. E invece poi c'è anche una terza generazione che è il nipote, che poi scompiglierà un po' tutte le carte anche nella storia, nella vicenda, Simon, che è una terza generazione ed è quella naturalmente più lontana dal mondo delle origini, non solo per una questione geografica, però anche per lui la terra d'origine si porrà come un dilemma, perciò credo sia appunto un dilemma che, come dire, un dilemma che si può, non si deve, ma è un dilemma che può procedere, proseguire anche con l'avvicendarsi delle generazioni. Molto bene, io ringrazio Federica Marzi per aver presentato qui a Radiodiffusione Europea nella trasmissione Passaggi il suo primo romanzo, La mia casa altrove, Bottega Errante Edizioni, e che invito sin da adesso a tornare a trovarci qui nella nostra trasmissione anche per altri incontri e altre presentazioni. Grazie, sarà un piacere. Grazie, grazie dell'invito e buona giornata a tutti.